Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla con pinoli e uvetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, uova, zucchero, burro, lievito per dolci, sale, vanillina, la scorza grattugiata del limone, la scorza grattugiata dell'arancia, pinoli e uvetta sultanina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo momentaneamente da parte l'uva sultanina e i pinoli e iniziamo a preparare la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza d'arancia e la scorza di limone. E azioniamo il bimby per 10 secondi. A velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il burro. La farina, la uova, il pizzico di sale, il lievito per dolci e la vanillina. E azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta. Riprendiamo l'uva passa e i pinoli che avevamo precedentemente messo da parte, versiamo all'interno del boccale, azioniamo il bimby per 30 secondi, antiorario, velocità 3. Il nostro composto è ben amalgamato, trasferiamolo sulla pellicola trasparente. Dopo aver trasferito la frolla sulla pellicola trasparente, abbiamo dato la forma di un salamino. L'abbiamo avvolta e adesso la riporremo in frigo per 30 minuti circa. Trascorsa mezz'ora abbiamo ripreso la frolla, rimuoviamo la pellicola trasparente. Con l'aiuto di un coltello andiamo a formare i nostri biscotti. Effettuiamo dei tagli. Ora posizioniamo i biscotti su una teglia rivestita da carta da forno. Una volta formati tutti i biscotti, inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia e andiamo a impiattare. Biscotti di frolla con pinoli e uvetta. Grazie e alla prossima ricetta.